Buongiorno ragazzi, Buondì. anche questa settimana torniamo con i liquidi, avete votato a Roma e vi parliamo della Lemon Cream di Galaxy Vape. Abbiamo provato molti aromi di questa gamma e vi parliamo di questo perché al nostro gusto è stato l'unico, diciamo, degno di nota. In linea di massima non ci sono piaciuti un granché per il fatto che hanno un sentore molto chimico che personalmente non gradiamo molto nei liquidi, però è comunque pur sempre un gusto soggettivo, ecco. Anche la vaniglia criminal mi sembra si chiama, Sì. sì, quello lì non era male, quello era buono, però era un po' blando magari, quello un pochino più potenziato ci poteva stare, ecco. È al secondo posto, diciamo, come gusto sugli altri. Sì. Questo è l'unico che comunque è stato abbastanza gradevole, diciamo, che sarebbe la Lemon Cream, che il nome già vi fa capire che cos'è, una crema di limone. Quindi lo proviamo su Ulgun con una parallel coil in dual, sono 7 spire su punta da 3 di acciaio 24 gauge 316L e Tiger della UD. Proviamo. Questo non è male, il limone si sente molto, anche qui comunque ovviamente si sente che è un limone un po' artificiale come nota. Ricorda vagamente quello delle caramelle a spicchio della Coop, presente quelle lì con il La forma ripieno. gialle. Diciamo che il tipo di aroma ricorda molto quello, quindi personalmente è gradevole. La parte della crema si sente vagamente, però è più, sì, quel tipo di sentore descritto prima, l'ho avverto più che altro così, sinceramente. Sì, ti dà un po' la base della crema, ma non è molto marcata. Diciamo che se non fosse per il fatto che c'è scritto che c'è uno, potrebbe anche non dargli un grande peso. Nell'odore più che altro, nell'odore adesso che anche lo stai fumando te lo sento. Per me questo qua alla fine è un 6,5 perché è un liquido passabile, piacevole, niente di troppo entusiasmante, sia chiaro, però comunque si fuma, ecco. Sì, sei, dai, sei. Questo è quello che riguarda in generale la linea Galaxy Vape. Questa settimana, ragazzi, purtroppo niente sondaggio, che avevo un po' di cose personali da sbrigare, quindi non riuscendo a garantire di poterlo fare, delle due non lo facciamo. Poi, se riusciamo per, diciamo, culo a farlo, ok, se no nel caso si slitta direttamente alla settimana dopo. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale YouTube e mettete un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle nostre uscite. A volte facciamo delle live regeneration, quindi seguiteci anche lì. E per questo video è tutto. Io sono Miles. E io sono Kata, buona giornata!